Benvenuti all'appuntamento con Arte del Risveglio. Oggi andiamo a vedere in profondità ancora una volta il Cenacolo di Leonardo da Vinci e qualcosa di sconvolgente, quindi anche oggi un altro regalo, un altro dono per chi ama questo tipo di conoscenza, cioè la conoscenza esoterica dei dipinti. Esoterico vuol dire semplicemente che è nascosto, è intimo, è segreto, ma è lì davanti ai nostri occhi. E basta venire a conoscenza di questo dettaglio e noi lo vedremo sempre. Quindi è la chiave che serve per aprire gli enigmi, per decodificare, per scioglierli. E scioglierli vuol dire, guardate, c'è un nodo a capotavola. Quel nodo, che è stato fatto sulla tovaglia, è stato dipinto da Leonardo, indica che a questa tavola ci sono dei segreti. Il nodo è la firma di Leonardo da Vinci. Vinci, dal latino vinculum, il vincolo è un legame, è un segreto, un legame, un vincolo, Vinci, ma andiamo a vedere di che segreti si tratta, si parla in questo incredibile, meraviglioso dipinto. Ce ne sono tanti, troppi, per questo è stato cancellato, per questo è stato devastato e quella porta è stata ha sventrato completamente tutta la narrazione pittorica. È un'eresia quella. È un'eresia credere poi a tutto quello che è stato raccontato dopo dalla storia dell'arte ufficiale. Per chi ama le storie, per chi ama l'amore per il dubbio, la curiosità per la conoscenza, c'è questa lettura. La lettura dei simboli, perché Leonardo era un pittore simbolista e ve lo dimostrerò in tutte le puntate che faremo. C'è qualcosa di non raccontato ma meraviglioso e inconfutabile per chi ha occhi per vedere. E andremo a vedere un Leonardo molto più grande e sconosciuto di quello ufficiale. Parlano i suoi dipinti, i suoi scritti, i suoi disegni, i suoi contemporanei che lo consideravano un grande filosofo, lo consideravano un grande mago rinascimentale. Aveva amici, frequentava amici come lui, eccentrici, ma con nomi strani, esoterici. Uno per tutti era Zoroastro. Zoroastro è un nome altisonante e già quello parla di esoterismo. Era un suo collaboratore, un amico formato anche lui, lavorava dal Verrocchio. E tutti i personaggi eccentrici. E questo segreto, che ci porta tanti segreti che sono nel Cenacolo, cominciano per esempio da quelle pietre al collo, da quelle pietre preziose che uno studio indipendente ha studiato in chiave cristologica. E quindi in maniera personale ma forzata, legge tutto in chiave biblica. Ma qui di biblico c'è ben poco, perché il Cenacolo parla di altro. Parla di astrologia, astronomia, cosmogonia, parla di magia. Lo fa con la chiave del simbolo e dell'esoterismo. E se al collo quel San Giovanni ha un diamante incastonato nell'oro, parla il linguaggio dell'alchimia. L'oro come massima realizzazione alchemica, scusate, e il diamante come deus amante, gli enigmi linguistici che tanto amavano a Firenze. Quindi Leonardo Fiorentino si è portato questa tradizione a Milano. Deus amante, amante di Dio, amante di... E di fianco c'è quel personaggio che è Gesù, vestito uguale, in maniera speculare, quindi simmetrica, formano altri simboli, altre geometrie. Ci sono tantissime cose che andremo a osservare, ma c'è quella pietra che Gesù porta al collo, che è qualcosa che è da brivido, è qualcosa che ha un significato altissimo, esoterico, chiaro, evidente. E pensate all'inseguimento della pietra verde, o Harry Potter e la pietra filosofale. E pensate al successo mondiale che hanno avuto queste opere. E cosa è ancorato al significato delle pietre? La pietra di Gesù è una pietra di smeraldo. E le pietre di smeraldo
parla di Ermete Trismegisto, il tre volte grande, che scrisse la Tavola Smeraldina. Continuiamo con questa storia in un'altra puntata di Arte del Risveglio. Ciao!